Grande adesione alla seconda giornata di sciopero alla El Foundry di Avezzano, azienda che opera nel settore della microelettronica e produce sensori d'immagine, con una percentuale che ha superato l'80%. Dopo la prima giornata di astensione dal lavoro, ieri sera la replica con i dipendenti del turno B che hanno aderito in massa alla protesta contro il mancato coinvolgimento degli stessi lavoratori e delle RSU nella riorganizzazione aziendale in atto. Una presa di posizione da parte dei proprietari cinesi che non è stata condivisa dai sindacati. Noi vogliamo sapere fondamentalmente quali sono gli investimenti che questa proprietà fa in questo sito, qual è il futuro di questo sito e soprattutto la dignità e il rispetto dei lavoratori e delle lavoratrici che ci sono. Le problematiche maggiori quali sono secondo voi? Le problematiche maggiori sono investimenti che poi si ripetono e si rivelano sull'organizzazione del lavoro, sullo spostamento delle persone e su tutto quello che succede ogni giorno qui, insomma. È uno sciopero storico questo, perché nei vari passaggi ci sono stati attraverso le multinazionali e quindi l'insicurezza per il futuro eccetera, anche in passato ci sono stati scioperi molto importanti, però è un sito molto resiliente rispetto allo sciopero e questa volta qui invece l'adesione è altissima. Siamo alle prime battute ovviamente, ma la sensazione è quella che i lavoratori per la prima volta in 30 anni di storia non si sentano parte dell'azienda, ma abbiano la sensazione di avere un padrone. Il motivo principe è che questa proprietà non riesce a darci garanzie per il futuro. A 2 anni dalla sua venuta non riesce ancora a darci un piano industriale, non riusciamo neanche a sapere chi sia la proprietà e promettendo sui giornali share a tutti i dipendenti, ma in realtà l'unica cosa che è riuscita a fare negli ultimi 12 mesi è stata quella di riassorbire il super minimo del rinnovo contrattuale. Tanti anni fa su quel muro noi scrivemmo uno striscione molto bello, che era, il titolo era Senza padroni. E noi siamo un popolo libero, libero di interpretare le cose, di rispettare i contratti, ma soprattutto di rispettare le persone. È proprio quello che è avvenuto meno al tavolo della trattativa con questa direzione aziendale. Per cui siamo arrivati alla rottura del tavolo sindacale e alla dichiarazione dello sciopero per questi motivi. Noi siamo in un paese libero, ancora democraticamente sufficiente per poter esprimere le proprie opinioni e non accettiamo che venga un padrone ad imporre le proprie regole.